Adeguamento e messa in sicurezza della strada provinciale Lanciano-Val di Sangro. C'è una raccolta firme che riguarda soprattutto i cittadini residenti nelle contrade Villa Elce e Sant'Onofrio e ci sono le proposte dell'Associazione Cittadini in Azione, presieduta da Riccardo Lamorgia. Abbiamo fatto delle riunioni col comitato, cioè con i cittadini di Sant'Onofrio, per capire meglio qual è la situazione. È venuto fuori che la migliore situazione oggi è quella di fare una bretella prevista tra l'altro dal piano regolatore generale e abbiamo avuto anche la fortuna in questo momento di avere a disposizione un finanziamento di 3 milioni di euro che giace alla provincia. La quarta commissione regionale ha fatto un'audizione per cui questi 3 milioni di euro sono pronti per poter fare degli adeguamenti alla strada per Val di Sangro. Ricordo solo un fatto a tutti i lancianesi che mentre per esempio comuni altrettanto importanti come Atessa, come Orsogna, come Poggiofiorito hanno avuto le loro modifiche alle strade provinciali, per cui oggi arrivare ad Atessa è molto semplice, purtroppo per Lanciano nulla è stato fatto.